Ragazzi, come avete già visto nel video precedente, sono qua al Parco dei Colli di Bergamo. Per il momento ci siamo solo io e Pioggia, c'è un mucchio di persone, visitatori, però mancano ancora gli asini e i cavalli. Non so se ci sono anche altri muli. Adesso mi faccio una carrellata all'interno qua della struttura, vedere cosa c'è. Vi invito a visionare questo video perché, a parte una parte di registrazione dove io spiego le mie avventure, la mia passione che è nata per il mulo, però la cosa bella è che Pioggia ha qualcuno sta dato una arrivando. dimostrazione reale di quando scalcia. Molto molto interessante. Ha, diciamo, messo KO Maurizio Cortinovis. Buona visione. Aggiungo ancora che Pioggia non ha calciato da mulo. Ciccio. Praticamente ha sferrato un gancio Adesso col posteriore sinistro sono a munito di mo' di biglietto vacca. Molto molto interessante. È andato sto tutto a buon facendo fine, ve coda lo dico già da adesso. pranzare. Molto, è stata Poi una vedrò un bella po' le botta. mancarelle che ci sono, gli Dispiace per espositori. Maurizio. Che formaggio è questo? Formaggio Mutsch dell'Alta Valle Brembana. La sua? Prego. Giornata è bellissima. L'asinello là sta riposando, è piccolo. Cioè, ho dovuto fargli trangugiare il fatto che io sono un ufficiale di cavalleria e non degli alpini, che già è un po' eresia. Comunque, niente, la storia è brevissima, mi sono sempre piaciuti i cavalli fin da ragazzotto, mi sono sempre occupato di cavalli. Un bel giorno un signore mi ha chiesto, disperato, se conoscevo qualcuno che poteva fargli una conversazione sul mulo, e io ovviamente ho detto assolutamente no, non conosco nessuno, il mulo so che ha le orecchie un po' più lunghe, punto e basta. La reiterata richiesta ha fatto sì che io accettassi, ho detto guarda, provo a studiare qualcosa e ti so dire che cosa. Bene, è nata una conferenza nel 100-150 pecore, nascono degli agnellini che per qualche giorno non riuscirebbero a seguire, l'andamento del gregge. E allora dove prendi delle mulettiere e scintille con determinati tipi di caratteristiche. Asinara, il più piccolino, l'asino sardo, l'asino di Pantelleria, l'asino dell'Amiata, l'asino ragusano,
l'asino romagnolo e l'asino di Martina Franca. Questo è molto esplicativo. Ho la possibilità di seguire molto bene l'animale in tutte le fasi della sua vita, perché anche il ciclo produttivo rispetto a... Con i cavalli, ho sempre avuto quella passione fin da bambino e sono andato avanti con i cavalli, sempre vette, trekking, anche roba di 300 km in 8-10 giorni. Una volta mi sono portato anche un asino dietro, che è il padre della mia mula, però proprio come diceva lui, per la lentezza e queste cose qua ci rallentavano. Il percorso l'avevo proprio abbandonato in una cascina lungo il tragitto che avevamo recuperato al ritorno. E da lì sono andato avanti fino al 2010 con i cavalli, poi o per lavoro o per altro ho mollato proprio per 9 anni il mondo dell'equitazione, non della montagna, perché andavo a camminare così. E ho ripreso col mulo proprio per uno sfizio mio di, prima di invecchiare troppo, voglio addestrarmi ancora al mulo e prima di andare in pensione, voglio ancora farmi dei trekking col mulo. Avevamo sia l'asino che la cavalla, mio figlio tutti gli anni vendeva 1/2 muli, finché gli ho detto, ecco qua siamo a 2500 metri, è talmente docile, abituata che sale sopra chiunque, lei non si muove, più è nel pericolo più sta ferma. E dicevo, mi sono addestrato questa mula, così per ridere, no, era pazza furiosa, quasi da macello, perché mio figlio non riusciva a farne nessun bene, gli ho detto, boh, io me la porto a casa e in fondo alla valle c'ho un 3000 che avevo fatto il primo col cavallo nel 2010, il mio primo 3000, gli ho detto, guarda, io me l'addestro, prima della nevicata di quest'autunno, era maggio, io vado su quella vetta là, e lui, i giovani, ma fatti furbo, qui e lì e là, io in 15 giorni, da pazza che era, gli ho messo la sella e sono andato a fare questa vetta. Poi, sono sempre lì sui social, posto video, posto quello, quell'altro, esce un sindaco di una valle vicina, mi fa, ma tu con la tua mula sei andato lì? Io nell'82, quindi 30 anni, 40 prima, andavo su quella vetta, nella sua valle, il Monte Salza, 3.326 metri, perché i 3.000 li abbiamo tutti noi in Piemonte, diciamo che ruota attorno al Monviso, Piemonte, provincia di Cuneo, Torino e Francia. Gli ho detto, boh, se tu nell'82 sei andato su con la moto, quei tempi lì non so, erano i trial di oggi, io con la mula ci vado, e da lì è partita la mia avventura con i 3.000, nella stagione avevo fatto 33 e quest'estate il 34esimo, e poi c'è stato il Covid per 2 anni, ho mosso poco, quest'estate in Val d'Aosta e il Faller, e mi rimane più poco da fare, ne ho già studiati qualcuno, però ecco, questi sono passaggi, è tutto in sella, io sempre tutto in sella, anche in punti esposti, non so se rende, no, bene. E io arrivo in punta dopo 2 ore, 3 ore, mai sudato, perché la lascio andare al suo passo, non la forzo mai. E guardate, dove si, io lascio fare lei i passaggi, se c'è un po' di traccia, e non mi pagano, appunto detengo un record, si può dire mondiale, di 33, quest'anno 34 cime oltre i 3000 metri. E questi ragazzi, un gruppo di una borgata di montagna, mi hanno invitato, e un po' una sfida a raggiungere questa vetta che era un 2600 metri, neanche tanto alta, però mai nessun quadrupede, né cavallo, né mulo, né asino, era andato su quella cima. E, niente, sono andato così per divertimento, eravamo una 20-30 persone. Malu, resta,
Ragazzi, saluto Riccardo Balzotti che mi ha allora autografato il suo libro Il mulo amico in guerra e in pace. Vuoi dire qualcosa? Ma molto volentieri, mi ha fatto molto piacere di conoscerti e viva il mulo. Evviva il mulo e io non tornerai più indietro. Comunque se vi dirò poi com'è il libro e se qualcuno è interessato vediamo per la spedizione o molto altro. Volentieri. Grazie Riccardo. Ciao. Grazie a tutti. Voilà, convegno è finito. Si sta facendo buio, sistemato pioggia, fieno, acqua, facciamo ancora una videata qua sugli altri asini, poi domani mattina ne arrivano ancora altri. Ecco, si è fatto buio, chiudo qua il video di oggi e ci vediamo all'alba con asini, cavalli e muli imbastati.